Ciao motociclista, sono Sam di Fuoristrada e oggi parliamo di Shoei. Lo facciamo comparando i due modulari Neotec 2 e Neotec 3. Neotec 3 è il nuovo modulare top di gamma di casa Shoei e va a differenziarsi dal modello vecchio per qualche chicca. Partendo dalla mentoniera abbiamo una nuova presa d'aria, sempre con i filtri anti-insetti e antipolvere, però un po' più ampia. Non è più fatta a baffo come quella vecchia ed è anche più resistente. Il meccanismo di sgancio rimane lo stesso. Abbiamo sempre la mentoniera classica flip up con il blocco PJ automatico, quindi arrivando in questa posizione si sentirà un click. E quando lo sentiremo, appunto, la visiera sarà bloccata. Ritornando sulla parte anteriore, rispetto al vecchio Neotec 2, dove la visiera si poteva aprire dalla parte sinistra della stessa con un piccolo blocco e appunto un blocco visiera che permette di tenerla aperta nella sezione vicino al paranaso, di modo da far entrare più aria volendo. Lateralmente la base del meccanismo è molto simile al modello vecchio. Abbiamo le classiche posizioni che trovavamo anche su Neotec 2. Spostandoci nella parte superiore, la presa d'aria è più ampia, più alta e molto più corta. Anche questa si può aprire in tre posizioni: la completamente chiusa, aperta a metà e aperta del tutto. Rimane il vecchio spoiler aerodinamico con un piccolo aggiustamento a livello estetico e abbiamo anche qua dietro il bordino per la nuova omologazione. Bordino che va a completare i rinforzi che troviamo anche lateralmente nella parte sinistra e nella parte destra vicino appunto alla base della mentoniera, perché sì, questo casco è omologato 06. Ovviamente la calotta è sempre in fibre miste AIM come quella del casco vecchio ed è leggermente più grande appunto per le nuove normative. Rimane la predisposizione per l'interfono, che non sarà più SRL2 o mesh, ma sarà il nuovo SRL3 che prende appunto il posto del mesh, quindi partiamo direttamente con il top di gamma con un profilo più basso sia nella parte sinistra che nella parte destra. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, l'ingombro più o meno è lo stesso. Abbiamo però in questa sezione posteriore la predisposizione per la presa USB tipo C del nuovo interfono. Passiamo sulla parte sottostante. Come sempre ci troviamo il sottogola traspirante già applicato da poter togliere. Abbiamo 1, 2 e 3 gancini. L'interno è pressoché il medesimo rispetto a Neotec 2, quindi abbiamo lo stesso tipo di guanciale, super traspirante, super leggero, con questa parte che avvolge attorno al collo di modo da non far filtrare il vento e quindi creare turbolenze e rumori all'interno del casco. Cambia il cinturino, sempre micrometrico, sempre in acciaio, ma più stretto, meno ingombrante e con dei rinforzi in Kevlar. Questo perché alcuni clienti sul Neotec 2 lamentavano dei fastidi a livello, soprattutto gli uomini, a livello del pomo d'Adamo, e quindi Shoei ha ascoltato come sempre i propri utenti e appunto ha cercato di rimediare, anche avendo un discreto successo. Troviamo come sempre l'occhialino interno parasole con la levetta laterale a sinistra. Come penso saprai, Neotec 3 è uscito già da un po' di tempo, è in vendita da poco più di 6 mesi. Abbiamo aspettato appositamente a fare questo video presentazione barra recensione, volevamo avere un feedback diretto da chi li prova su strada. I nostri clienti hanno visto il miglioramento, via mentoniera alzata a casco aperto questo risulta anche più comodo. In più ovviamente nella scatola troviamo sempre la prolunga per il paranaso, l'olio siliconico e ovviamente l'attrezzino per staccare le placchette dell'interfono. Si può comunque fare anche a mano, infatti io e il mio collega ne montiamo veramente tanti di interfoni anche su Shoei e questo attrezzo lo utilizziamo veramente poco. Non manca la pinlock Evo, ovviamente versione 120, quindi la top di gamma già inclusa nella scatola. Durante il corso del video abbiamo visto la colorazione bianca, ora vediamo la matte black, la Grasp TC10, la Grasp TC5 e la Grasp TC1. Tutte queste colorazioni sono disponibili sia in negozio via Salvella 9 a Rovato, Brescia, Fuoristrada, che sul nostro sito tuttoperlamoto.it, dalla taglia XS fino alla taglia XXL, con uno sconto extra. Nel caso tu voglia acquistarlo online, ti lascio il link qua sotto e se vuoi abbinare anche il suo interfono, il montaggio e la configurazione saranno gratuite. Dunque, siamo arrivati alla fine. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un mi piace. Se hai qualche curiosità, utilizza qui sotto la sezione dei commenti, facci tutte le domande che vuoi, noi rispondiamo sempre molto volentieri. E come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao motociclista! Il meglio
al miglior prezzo.